Ucraina-Russia, la terza guerra mondiale, una realtà tra alieni e complottismo. Come non mai, tutto il mondo ora è sotto un evidente attacco da parte del potere mondialista. La rivendicazione di Putin sull'Ucraina apre uno scontro pericoloso contro l'ingannevole espansionismo della NATO e ciò potrebbe essere la strada per aprire anche le rivendicazioni della Cina su Taiwan. Tutti aspetti specchio di una dualità soggiogata a sua volta ai poteri superiori di stampo alieno, che si affrontano anch'essi in una dualità ignota e occulta ai popoli del mondo che invece giocano e vedono su dualità inferiori di facciata che percepiamo per l'appunto tra le beghe e lo status geopolitico degli stati mondiali, vedi le recenti tensioni Russia-America. Già Giulietto Chiesa nel 2019 riportò le parole che Putin avrebbe detto agli americani nel 2018: se voi porterete i vostri missili così vicino a noi, noi avremo 4-5 minuti per rispondere, aggiungendo che se ci attaccherete noi moriremo come martiri, ma voi morirete come cani. Per cui, secondo Chiesa, se la Russia colpirà gli Stati Uniti e gli Stati Uniti colpiranno la Russia, l'Europa sarà distrutta in 2 giorni, ma è quello che vogliono alcune fazioni aliene, avendo intenzione di ridurre e soggiogare la popolazione terrestre. Ma per fortuna non tutte queste fazioni concordano e la decisione non è certo nostra. Dovete sapere che spesso i potenti della Terra incontrarono questi esseri alieni, li incontrarono tutti i maggiori popoli antichi. I tedeschi li incontrarono nella Seconda Guerra Mondiale, li incontrò il Vaticano, ad esempio Papa Pio XII li avrebbe incontrati negli anni 50, Papa Giovanni XXIII li incontrò nel 1961 e lo avvisarono pure del pericolo che l'umanità incorreva tenendo patti con alcune razze aliene incontrate anni prima proprio dal presidente americano Dwight Eisenhower, che assieme al vescovo McIntyre di Los Angeles ed altri ebbero un incontro con varie delegazioni aliene nel 1954, mentre Kennedy ebbe un incontro con un essere extraterrestre nell'anno 1962. A questo nuovo contatto, che ripeteva in modo indiretto quello avuto con un parente del presidente Truman, che tra l'altro diede inizio nel 1947 al Majestic 12, una sigla che identifica un'operazione di intelligence di ricerca e sviluppo top secret. Seguirono altri fatti che confermarono Kennedy in una determinata linea d'azione e di politica internazionale. Molto più di recente, in un simposio mondiale avvenuto a San Marino, la stessa signora Eisenhower, nipote del presidente Eisenhower, ha dichiarato: c'è stata e c'è tuttora una copertura enorme in termini di contatto extraterrestre dei nostri governi e un gran segreto per coloro che sono stati rapiti e contattati. Questo è dovuto dal fatto che l'invasione è già avvenuta e non vogliono farci sapere. Ora, se non bastasse la pseudo pandemia, con tutto il terrorismo del mainstream per renderci schiavi, inizia a preoccupare anche il rapporto tra NATO e Russia, che si avvicina sempre più alla Cina, che potrebbe prenderne spunto per avviare i suoi tenti su Taiwan. Mentre la Germania, con il nuovo cancelliere Fabio Russo, non ha mediato più di tanto. Ma del resto qualcuno dice che la terza guerra mondiale è già scoppiata anche nel cyberspazio. Tutto da vedere prossimamente, anche se qualcuno come Olla Bielek dice di esserci stato nel futuro e anticipa. Il nuovo ordine mondiale iniziò gradualmente a monopolizzare l'intero pianeta, ma tali piani saranno interrotti dalla guerra. Ad un certo punto scoppierà la guerra tra Russia, Cina, USA e Europa. Molte città americane saranno distrutte, il nuovo ordine mondiale verrà eliminato, il governo nel nostro tempo ha la tecnologia che in un paio di giorni può ridurre il livello di radiazione e neutralizzare le scorie nucleari, ma rifiuta di ricorrere a loro per ragioni politiche. In futuro queste tecnologie saranno utilizzate per eliminare le conseguenze della terza guerra mondiale. Successivamente Bielek stesso, inspiegabilmente, si trova nel 2749, dove rimase per quasi 2 anni. Poi tornò al 2013, dove nuovamente incontrò suo fratello Duncan, e poi entrambi tornarono nel 1983. Nel 2749 Bielek vide dei supporti a terra e città galleggianti. Queste città sono in grado di muoversi nell'oceano. La gestione è effettuata da un sistema informatico con intelligenza artificiale. Nel 2749 non esiste nessun governo, invece ho visto una struttura gigante, cristallina, galleggiante, che permette di comunicare telepaticamente. Ognuno è fornito di beni di base necessari per vivere.
Il noto ufologo Nick Pope, invece, ha fatto sapere che teme che gli alieni non si avvicinino alla Terra perché la guerra ci fa sembrare una civiltà primitiva. Pope è un ex dipendente del Ministero della Difesa del governo britannico e i suoi studi in tema di alieni sono molto seguiti. Di recente, al Daily Star ha raccontato che gli extraterrestri altamente evoluti probabilmente considerano la guerra come qualcosa in cui si impegnano solo le civiltà primitive. Per l'esperto di alieni, la situazione in Ucraina potrebbe compromettere l'ingresso della Terra nella Federazione Galattica, almeno per il momento. Pop, nel corso di questi anni, ha indagato sugli UFO per il Ministero della Difesa e si è trasferito negli Stati Uniti nel 2012, non condividendo il punto di vista del Ministero della Difesa, secondo cui c'erano spiegazioni convenzionali per gli avvistamenti UFO mentre lavorava lì, nel Regno Unito. Speriamo non sia così. Quest'anno dovrebbero arrivare i Nironi a maggio, dovrebbero ufficializzarsi i Vies, che sono già qui con altre 7-8 specie di alieni, e gli Anunnaki Elohim, come si afferma nel libro di Lafayette. Intanto continuano ad apparire astronavi extraterrestri anche in territorio di guerra in Ucraina. Bene, ora dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video con Arte Aliena.